Simone Feder, psicologo e responsabile nazionale del movimento No Slot. Oggi a Termoli c'è stata una manifestazione molto importante che ha coinvolto tanti ragazzi che hanno partecipato davvero attivamente. Che ne pensa di questa mattinata? Com'è andata? Si è posta una prima pietra, abbiamo cominciato a unire anche, soprattutto i giovani, ma anche le istituzioni, la regione, il consigliere insomma del territorio. Si sta cercando di sensibilizzare anche un territorio per dare anche risposte di contrasto a questo proliferare dell'azzardo che c'è anche in questo territorio. Per cui sento di dire che c'è una prima pietra per sicuramente costruire qualcosa di grande, di bello. Lei parlava questa mattina, ha detto che non sono soltanto le persone coinvolte direttamente dal dramma a patirne le conseguenze, ma anche i familiari, e spesso c'è un tasso altissimo di persone che si ammalano seguendo le vicende di queste altre persone. Come ovviare a questo problema, come risolverlo? Beh, la sensibilizzazione dei territori, la sensibilizzazione degli ambienti dove ci sono soprattutto i giovani, perché gli adulti li abbiamo già persi, è sui giovani che dobbiamo puntare, ci permetterà sicuramente di prevenire questi drammi che davvero oggi non è soprattutto legato solo a questo malato d'azzardo che gioca, che scommette o che gratta dei grattevinci, no? Ma è soprattutto legato a ciò che sta attorno, a questi familiari che spesso vivono anche situazioni davvero terrificanti. E lei pensi che fosse all'attenzione soprattutto delle persone, questi familiari con pensieri anche suicidari, loro stessi, perché non ci stanno più ad aver visto fallire e degradare il loro contesto familiare. Pensi anche alle fatiche che incontrano i bambini dei giocatori o delle giocatrici. Ecco, possibile che dobbiamo permettere questo clima all'interno delle famiglie per questi ragazzi? Forse bisogna pensare a una sana educazione, a una sana cultura. Ecco perché il movimento No Slot non è una risposta moralistica o proibizionistica, ma è una risposta soprattutto culturale ed educativa. Ci stiamo domandando e chiedendo il perché di tutto questo. Ecco, un dato che ci vuole segnalare particolarmente grave a livello statistico? Allora, anche in questo territorio sta aumentando sempre di più il mondo delle scommesse. I giovani sono davvero attanagliati da questa ricerca. Il tantan giovanile è davvero forte, siamo a punti del 25% dei giovani che le scuole superiori dichiarano di scommettere. L'altro dato, che è molto collegato anche a un discorso di legalità, quando chiedi ai giovani conosci posti, ambienti dove è possibile giocare d'azzardo, giocare alle slot machine o prendere un gratta e vinci o scommettere anche se sei minorenne, assolutamente sì, si parla addirittura più del 70% che dichiarano di conoscere questi posti. Quindi c'è da presidiare anche il territorio su aspetti di legalità, perché questo è illegale.